Ma come fa uno che fa il Presidente del Consiglio, sorretto da un partito che è partito di maggioranza relativa, dico Movimento 5 Stelle, che non esiste praticamente più nelle urne, a parlare di gente che comunque prende il 30%? Voglio dire, ma non stai bene, lo posso dire, non stai molto bene, perché se uno ha un minimo di rispetto dei dati elettorali c'è da dire che c'è un centrodestra che non è mai stato competitivo in Emilia-Romagna che è diventato competitivo, un centrosinistra e una compagine di governo che scendono di 5 punti rispetto al dato delle europee e il Movimento 5 Stelle scomparso. Quello è il grande sconfitto di queste elezioni. Un partito che ha nel Parlamento il 30% dei parlamentari e più e che non ha più voti. Attualmente il Movimento 5 Stelle ha più poltrone che voti. Questo è il problema.